Eccoci qua, sta registrando? Sì. Sì, sta registrando. Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo qui quindi con questo gruppo, diciamo, di artisti per parlare di questa, così, per questa serata assolutamente informale di chiacchiera. Ci tengo a dirlo perché siamo tutti molto, molto in versione relax casalinga, come potete vedere dai vari sfondi di ognuno di noi, eccetera. Allora, intanto presento gli artisti che sono qui con me, anche se per presentarveli io non so se voi li vedete nella stessa ordine di schermo con cui li vedo io, quindi non posso dire alla mia sinistra o alla mia destra. Cercherò di dare una descrizione, al limite voi fate così con la manina. In ordine sparso, parto da quello che per me è in alto a sinistra. L'uomo che arriva, che spunta dal buio con una forte luce sul viso è Dan Alessandro Savatta. Il suo progetto di io dico musica sperimentale, poi casomai specificate meglio voi i vostri generi se hanno dei nomi ben precisi. Il suo progetto si chiama Ordalia. Io ho la fortuna di conoscerlo ormai da cos'è, più di 10 anni, più di 10 anni. Fa queste, io l'ho conosciuto proprio perché con lui ho fatto il mio primo brano di, diciamo, musica sperimentale, Sguardo di Luna, la famosa, che anche Ali forse se la ricorda, che una volta l'abbiamo Sì. anche rimaneggiata assieme a Zurigo. Dan, non so, del tuo progetto se vuoi dire qualcosa in più. Io posso, quello che mi viene da dire è che è un progetto di elettronica. Con queste atmosfere che vanno dal sognante al marziale, a volte sono anche più danzerecce, però rientrano perfettamente in una cornice di sperimentazione, apertura a 360 gradi. Poi, se vuoi dire qualcosa meglio tu, io delle tue recenti evoluzioni le ho sentite, ma non vorrei dire cose che magari non trovi corrette, ecco. No, hai detto tutto benissimo, anzi ti ringrazio per la presentazione. Ci conosciamo da più di 15 anni ormai, È credo, vero, forse cacchio, è nel vero. 2000. E per una serie di coincidenze ci siamo trovati a collaborare. È partito tutto da Sguardo di Luna, la prima, che è rimasta anche quella più impressa sia nei nostri cuori che nella memoria di chi ci ha seguito, soprattutto grazie alla diffusione che ne hai fatto tu, perché come vedi, Era ai insomma. tempi del MySpace ancora, ai tempi del MySpace, Guarda, MySpace Music. dalle 8 fu MySpace, perché tramite MySpace portai nel circuito perugino e da lì quella è un'altra storia. Comunque, sì, Donatella del progetto possiamo parlarne dopo, non ho molto da aggiungere a quello che hai detto tu. Ok, io Lascio ecco, per. non ho detto una cosa, che tutti gli ospiti, non sono ospiti, nel senso condividiamo tutti la stessa situazione, siamo qui questa sera, diciamo, sono tutti artisti con i quali io ho avuto la fortuna e il privilegio, con chi più, con chi meno, ma ho avuto con tutti il privilegio di collaborare e con grande gioia e ho grandissima stima, ovviamente, ammirazione di tutti quanti in pari merito. Sotto di lui, almeno io lo vedo sotto di lui, però non ci giurerei voi in che ordine vedete le nostre facce, con le cuffie, con dietro cos'è, un armadio a specchi, no? Un armadio Un armadio. con dei quadri, abbiamo Ali Salvioni da Zurigo, quindi l'unico che arriva dall'estero questa sera. Il suo progetto principale, non ne ha soltanto uno, si chiama Settore Giada. Ed è, come lo possiamo definire? Un progetto che va dal, a me verrebbe da dire, dal post-punk al pop, alla sperimentazione, ma tutto molto sofisticato e personalizzato. Non so trovare parole più appropriate. E quello che lui fa è veramente interessante, anche perché Ali è un polistrumentista e cantante, dico bene? Dici anche, dici troppo. Ah, vabbè. È il vantaggio di lavorare, posso dire, è un progetto solista, Settore Giada, e quindi è Certo, per quello che posso essere polistrumentista e perché fai cantante, perché tutto non tu, so, non dall'A alla me lo Z. può, non me lo può proibire nessuno. Non Yes, allora. litighi con nessuno.
Questo sono Ecco, proprio le io non so, appunto, se trovo i termini sbagliati correggetemi per mie. No, va cercare benissimo. di dare una descrizione. E con Ali ci siamo anche lì, ci siamo conosciuti in realtà attraverso una trasmissione radiofonica. Mi ricordo che trasmetteva un pezzo mio e un pezzo suo, sarà stato forse il 2012-2013. Io ho sentito Occhi, il brano Occhi, di cui io e anche Alessandro siamo dei fan, adoriamo quel pezzo in una maniera incredibile. Ai tempi poi ci siamo conosciuti e io ho avuto la gioia, la fortuna di fare due brani con Ali, che sono registrati, e di andare anche ospite una volta a Zurigo a fare uno spettacolo, ed è stata un'esperienza bellissima, ovviamente. Poi parlerai meglio, ovviamente, adesso vi sto solo introducendo così. Poi, andando in ordine, quello che per me è più sotto, con dietro tante targhe, forse anche una squadra di calcio e un bel muro con legno, assi Sì, legno, sì. abbiamo Carlo Noè, da Castano Primo, zona vicino a casa mia. In realtà io e lui siamo tipo a 3 chilometri di distanza. Hanno detto che Dan è a Bologna in questo momento. Bologna. Carlo, cosa dire? Io Carlo lo conosco dal 91, dal 90, cioè, quindi voglio 90, dire, 90. eravamo, cioè, proprio una vita fa. Carlo, io lo definisco in realtà un pioniere della sperimentazione, anche se la sperimentazione sonora musicale esiste da molti anni prima, però un pioniere di quella che è il contesto attuale, secondo me, perché lui è iniziato proprio negli anni 80. Con questa formazione Kamsindaya, di cui poi ha tenuto il nome, Dark Wave, ma era un dark wave sperimentale, in cui già prendevano suoni, facevano delle cose molto strane, non la canzone strutturata. E poi lì ha continuato come solista, passando dall'ambient a tante altre forme sonore, ma anche lui come solista e polistrumentista adesso, dico bene? Sì, vabbè, io sono un bassista, io ho studiato per anni contrabbasso, però vabbè, e dopo ho iniziato chitarra, tastiera, solite cose, insomma, Sì, però quando alla fine comunque... fai tutto tu, sia con Sì, faccio l'elettronica tutto che io con gli strumenti. e Ecco. quindi mi arrangio anch'io da solo. Sono partito come band, ma poi dopo sono arrivato solo, diciamo. Certo. E Meglio hai soli anche che questo. mai accompagnati. Sì, meglio soli che mal accompagnati, questo sempre, certamente. E abbiamo avuto anche la gioia, anche lì, di collaborare in anni recenti con un paio di pezzi, di cui uno, Vovovotà, che è finito nel famoso disco Sacra Dea. Poi casomai ne parliamo. Poi, sopra di lui, ma sotto di noi, abbiamo con dietro, vabbè, l'ultimo che rimane a parte noi, quindi diamo per esclusione, Enrico Cerrato. Enrico Ciao a Cerrato, tutti. Da da dove? Da Asti, mi sembra. Ecco, Asti, sì. non vorrei sbagliare. Sono... Il suo progetto musicale si chiama, io dico il progetto, poi magari ne avete anche tanti altri, però si chiama Petrolio. Anche qui abbiamo un progetto di tipo solista. Se ho capito bene, io ti ho visto dal vivo 3 volte, però se ho capito bene, tu lavori sia con l'elettronica che con strumenti anche acustici, o sbaglio? Sì, esatto. Sì, quando mi hai visto tu, quelle volte che ci siamo visti, ero nell'epoca di Geridoo Sì, e mi quindi ricordo di Geridoo. avevo quello. Sì, diciamo che tendenzialmente ho sempre cercato di mischiare un set più digitale, analogico e con strumenti anche acustici. Quindi sì, è un po' quello che mi piace portare in giro, assolutamente. Quindi anche tu. Diciamo di come ci siamo conosciuti anche, Sì, no? Che anche noi abbiamo fatto un brano abbiamo assieme. fatto un brano assieme, impronunciabile il titolo, non si può dire, non sono Sì, capace. esatto. Perché Neanche io riesco di... è tutta una. Mi sono venute queste sillabe mentre cantavo a caso, che poi me le sono scritte, le abbiamo messe al contrario, per cui figuratevi, Esatto. non si può Io ogni capire. volta che gli chiedo di ascoltarlo gli dico il brano con Brano petrolio, con perché petrolio, impronunciabile. che purtroppo In per effetti è problemi più di semplice. tempo, impegni reciproci, è fino adesso rimasto solo uno, ma io ho avuto la gioia anche di incontrare Enrico in Germania, al Sound Art Festival, cos'era, 2018? Sì, 2018, sì. Ecco, eravamo ospiti, io mi esibivo con altri due, lui si esibiva con un altro musicista, ma l'ho incontrato anche lì col famoso bambino che veniva con te, tuo figlio, che veniva con Esatto. te a fare la tournée.
Enrico, ecco, io di Enrico dico una cosa, io ho una stima pazzesca per un fatto, oltre che perché è un bravissimo artista, per un fatto in particolare, che è lo sperimentatore che più ha girato prima del Covid, di tutti, credo di tutto il mondo, perché io ti ho sempre visto in tournée, date, sudate, di qua, siamo liberi il 15, trovateci una data, perché non possiamo stare la sera senza suonare. È vero, sì, sì, no, ma infatti io stresso l'universo quando sono in giro, perché non riesco a concepire di avere la data vuota, perché è una cosa che mi manda un po' in palla, cioè, appunto, anche perché ho famiglia, il discorso è parto, faccio 15 date, devono essere 15 date. Infatti quando sono stato nel Sud Italia con Bad Girl, penso di aver chiamato perfino la gente a casa, pur di, certo, quando avevo le date vuote, pur di fare qualcosa, perché... Ecco, e se ho capito bene, tu precedentemente eri già un musicista, arrivavi dal mondo del metal, del post-punk, dell'industrial. Cioè... Esatto, sì, metal, industrial, anch'io bassista, quindi arrivo da quella formazione lì. Ma siamo pieni di bassisti, perché anche Ali, se non sbaglio, è prima di tutto bassista, o prima di tutto no, ma al pari merito di altri strumenti sei bassista, o sbaglio. Sono formato come percussionista, ma quando ho cominciato il settore jazz sono passato al basso. Ecco, quindi siamo pieni di bassisti. Quindi, ma perché lo strumento di solito che dicono, ah, ma sì, ma non si sente, li mettiamo dietro e poi noi ci evolviamo e andiamo a fare i progetti solisti. Per questo. Bella questa cosa. No, comunque Enrico, anche lui fa delle cose stupende, poi dopo chiaramente parleremo meglio. E poi di fianco a me, e lo dico per chi non ci conosce, noi viviamo nella stessa casa, perché magari ci vedono senza mascherina e dicono perché quei due sono vicini senza mascherina? Ecco, viviamo sotto lo stesso tetto 365 giorni all'anno. Alessandro, la mascherina che lasciate dietro di voi, noto sullo scaffale. Ecco, adesso sul pianoforte, sì. Sono quelle con cui andate in giro, vero? Quella con la zona, ecco. Alessandro Conedera ha iniziato, diciamo, lui è il mio compagno, in realtà ha iniziato con me, perché precedentemente lui si occupava di altre cose, faceva il DJ, faceva il DJ, non lo vuol dire. Tentavo di fare il DJ. Non lo vuol dire, però lui faceva il DJ, ecco. Tentavo. Diciamo, si occupava della musica degli altri, a un certo punto ha pensato di dire no, voglio iniziare a creare io le mie cose. Ha iniziato, diciamo, prima entrando in spettacoli miei, anche come attore, come mimo, con altri ruoli, eccetera. E poi ha iniziato a farsi il suo progetto, diciamo, dark ambient, grosso modo, con l'uso dell'elettronica, che si chiama Spazio Profondo. E poi abbiamo messo insieme il nostro progetto assieme, Alchimia Nova. Ecco. Chiaramente è nato prima Alchimia Nova, perché... guarda in macchina! Entravo come sperimentatore vocale, ho iniziato innanzitutto, perché mi ha coinvolto, abbiamo iniziato a usare brani... anche di Carlo, tra l'altro, uno era di Carlo. Uno era di Carlo, e poi ho iniziato a produrre cose mie. Quando vedevo che riuscivo a sviluppare certe tematiche, ho pensato, questo è il momento di far nascere un progetto solista, è nato Spazio Profondo. Giusto, giusto. E poi per quel che riguarda me, io mi occupo io sono più nella sperimentazione vocale, perché io nasco come cantante, come attrice, come uso della voce e del corpo, ma non come musicista, ecco, nel senso, anche se io suono pianoforte, eccetera, ma non sono una musicista da strumentista, sono una cantante, e quindi il mio lavoro sulla sperimentazione è nato espressamente sulla voce, assolutamente sulla voce. Poi ci ho aggiunto il teatro, ci ho aggiunto tutta una serie di cose, eccetera, eccetera, ma di me ora non voglio dire altro, e direi entriamo tranquillamente nel vivo di questa serata, che io lascerei con la massima libertà da parola a voi, ho già parlato troppo. Io ho una prima domanda una prima introduzione che vorrei farvi fare per capire un po' di cosa stiamo parlando, ma molto in breve, è ma noi che cacchio facciamo? Cioè, nel senso, pur nelle nostre diversità, perché non facciamo la stessa cosa, questo mondo della sperimentazione, che è un nome
che a me non piace neanche utilizzare perché non è adatto, cioè include di tutto, un calderone di cose diverse fra loro, eccetera, eccetera. Ecco, come potremmo introdurre meglio questo discorso artistico che in qualche modo ci accomuna? O meglio, che cosa ci accomuna, anche se non vi conoscete tutti reciprocamente, nel senso che tipo di arte, di produzione artistica voi fate, come la definireste? Io la definirei semplicemente qualcosa che non è intrattenimento, o non solo intrattenimento, e qualcosa che noi facciamo al di là di calcoli commerciali, assolutamente nella massima libertà espressiva. La direi così, per dirla in breve. Se qualcuno vuole dirla meglio, io mi levo un attimino di torno. Io posso dire, Donatella, che ciò che ci accomuna e ci lega, quantomeno noi due, è stata proprio la sperimentazione, nella definizione che ne dava John Cage, ovvero di un'azione il cui risultato non è prevedibile. Nulla di ciò che abbiamo fatto era in qualche modo prevedibile, l'esito era sconosciuto, in quanto tale ingiudicabile, ce lo siamo giudicati, anzi tu hai giudicato bene il risultato e hai provveduto a diffonderlo, anche perché il mio è sempre stato un progetto solista in quanto solitario, cioè la mia sperimentazione, il mio lavoro, io non sono un musicista, mi sono sempre occupato d'altro, mi sono avvicinato alla musica partendo dal metal, un po' come Rico, ai tempi del liceo fino all'università si suona con delle band, ho cantato in un gruppo, ho suonato la batteria, poi a un certo punto uno, come spesso capita, vuole emanciparsi un po' dalle dinamiche del gruppo, della band, del gruppo di ragazzi che suonano, scopre l'elettronica, altri strumenti, altre possibilità per esprimersi, no. Come nel mio caso, comincia a studiare e a sperimentare, appunto. E questa sperimentazione ha preso il via dalla scoperta dell'elettronica. Quindi la musica è, lo sappiamo tutti, tecnica, lavoro, dedizione, a volte anche prurito, noia, e sicuramente la conoscenza, l'accettazione di determinate regole. Alcuni strumenti invece mi hanno permesso, digitali, elettronici, mi hanno permesso di tirar fuori il lato, se vogliamo, dionisiaco dell'ispirazione, quindi entrare nella sperimentazione e tirar fuori quell'arcano che poi un qualcun altro, nella fattispecie tu, Donatella, sei riuscito a far tuo e a reinterpretare con la tua voce, creando un'amalgama e producendo dei brani che tuttora mi piacciono tantissimo. Quindi, in sintesi, il mio percorso è stato questo e la mia sperimentazione è questa. È più che altro un lavoro consolatorio, a volte scrementizio, altre, però svincolato dall'idea di far musica. È più un lavoro su suoni, su atmosfere, sensazioni, con la speranza di non finire in tragedia, sempre per rimanere nei pressi di Nietzsche, del suo dionisiaco. E niente, tutto qui. Bello, bello, molto molto bello. Vi riconoscete nella descrizione più o meno di Dan? Volete... Sì. Liberi, cioè io faccio un po' da tramite, però non è che libertà totale. Ti dico, secondo me lui ha detto proprio la cosa giusta, cioè, perché secondo me anche la sperimentazione nasce per me da inventare qualcosa, cioè di usando, per dire, come ho fatto io all'inizio nell'83-84, quegli anni lì, cioè noi si registrava qualsiasi cosa sulle cassette, tutte queste cose qua, suoni, e poi dopo ho iniziato a miscelarle con gli strumenti, però ho
come dice lui. Ah, è vero, Carlo, una cosa, scusa se ti interrompo, ma questo voglio dire, il bello che molti giovani, che non è il caso, vabbè, non parlo dei presenti, non perché non giovani, ma perché già molto musicisti esperti, ma il bello che molti giovani si perdono, che oggi smanettano al computer, è il suono dal vero, perché tu sei ancora uno di quelli che negli anni Ottanta si registrava gli strumenti, la distorsione la facevi con la chitarra, non col programmino, no? Va benissimo, però c'è tutta una realtà di sudore della fronte che tante persone che si approcciano magari adesso dal punto di vista sonoro col computer non hanno minimamente vissuto. Poi non so, l'idea anche di tu andavi in giro e noi andavamo sempre con questo registratore qua e registravamo di tutto, no? Allora registravi magari i suoni, ma registravi anche le voci, registravi tante cose e poi dopo le mettevi insieme. Però sperimentare per me era quello lì, cioè prendere tutti gli oggetti, i suoni, queste cose qua e metterli insieme. Poi da lì poi è partito tutto. E in periodi, Carlo, in periodi dove ci si prendeva per matti, poi sia tu che io abitavamo in provincia, le realtà di provincia negli anni Ottanta, eri proprio considerato un fuori di soprattutto poi noi essendo in un paese piccolo, poi quegli anni lì non c'era internet, non c'era niente, non sapevi. Noi eravamo, dei personaggi già un po' particolari, abbiamo provato, prendevamo le macchinine, quelle della Majorette, piccoline di ferro. Questa è una cosa un po', li mettavamo sul binario del treno, passava il treno e li schiacciava, erano piccole e registravamo quei suoni lì. O se no andavamo per dire, voi lo sapete, noi siamo vicini all'aeroporto di Malpensa, andavamo lì e lì, soprattutto di notte, era particolare perché poi quando arrivava l'aereo non c'era il silenzio, ma poi c'era questo aereo che arrivava l'aereo, registravamo tutto, ma registravamo anche il suono che lasciava dopo, perché poi l'aereo quando passa sulle piante lascia tutto questi movimenti di aria. Noi facevamo tutte quelle cose lì. Poi facevamo il nostro studio piccolo, facevamo le nostre cose e venivano fuori pezzi, quelle robe lì. Però all'inizio non è che, anzi, ti dico la verità, io ho scoperto che dopo che c'era anche altri, per dire come vi avevo detto a voi, Sigillo Messe, di Araldo Bernocchi, che tra l'altro io conosco Bernocchi di Milano, però io non sapevamo che c'era anche qualcun altro che faceva queste cose. Loro lo facevano nell'85, anche loro, quegli anni lì, perché pensavamo che eravamo un po' particolari e facevamo queste cose qua, no? Dopo ho capito che c'era altri che facevano. Infatti una cosa che non è facile ancora oggi, secondo me oggi è più semplice, infatti per questo che è molto bella secondo me, Enrico forse che lo conosce anche lui confermerà, mi piace molto la realtà tedesca di Sasha, perché ci sono queste realtà che uniscono addirittura a livello mondiale persone che possono condividere un tipo di forma artistica o comunque possono vivere delle cose anche unendo le reciproche competenze. In realtà non è così semplice, insomma, conoscere, sì, ci sono delle pagine, dei gruppi, delle cose, però sono talmente dei calderoni che anche andare a trovare poi le persone di qualità non è sempre facile. Tanti qualità magari un po', per dire, io ho visto tanti artisti, più sull'industrial, che fanno magari cose forse più simili a quelle che facevo io nell'86, così, perché ero magari più rumore, meno strumenti o queste cose qua. Sì. Però non è che, insomma, ce ne sono parecchi. Sì, però qualità bisogna vedere, insomma, non è che... Sì, come in tutte le cose, poi ovviamente... Ma io volevo chiedere, tanto per rimanere... Vai. Ti ho interrotto, Donatella. No, vai. Cosa è molto affascinante il racconto che hai fatto delle macchinine schiacciate dal treno. Cosa ti è rimasto di quello spirito pioniere, sperimentale e comunque isolato, immagino, perché era una cosa che sperimentavi tu e ti confrontavi in differita con dei dischi che potevano arrivarti, degli artisti che ti venivano suggeriti, non c'era internet, cioè parliamo dei primi anni Ottanta. Certo. No, ma io ti dico, quando facevamo noi
ripeto, guarda, essendo un bassista, così suonavamo anche, però abbiamo iniziato a fare queste cose, ma ti dico la verità, non pensavamo che, non perché dicevo, beh, facciamo chissà che cosa, ma non si pensava che ci poteva essere, noi lo facevamo perché ci piaceva fare queste cose, provare, registrare, poi questa mania di registrare anche noi quando uscivamo in giro, le voci, queste cose qua, era una roba che facevamo. E dico, poi dopo, col passare del tempo, essendo musicisti, io per dire risentivo anche un po' l'esigenza di suonare dal vivo, e perché sai, se suoni uno strumento, la prima cosa che fai, quel periodo lì non potevi permetterti di andare in giro a fare delle session, fare qualcosa di quel livello lì, perché ti avrebbero preso per pazzi, veramente. Cioè non era, quindi abbiamo iniziato a fare dei pezzi un po' dark, però un po' più suonabili, e abbiamo iniziato a fare quello. Però, per dire, la mia natura è sempre stata quella lì. Cioè, io quando penso a queste serate che facevamo così, cioè, capì? Avevo un'emozione molto particolare, cioè, cose che mi sono trascinato anche adesso. Cioè, io quando faccio i pezzi, i brani adesso, comunque arriva tutto da lì. Cioè, è partito lì e, insomma, c'è stata un po' di evoluzione, però, sai, io sono rimasto ancora quello che inventa, diciamo, un po' così, ecco. Invece volevo chiedere a Enrico e a Ali, come vogliono loro, ma se vogliono, come sono nati questi loro progetti Settore Giada e Petrolio? Come sono nate queste realtà così particolari? Chi vuole iniziare? Uno dei due, uguale. Dai, Ali. Facciamo l'ordine. E questa cosa della musica sperimentale, quando ho cominciato io non l'ho capita questa cosa della musica sperimentale, perché ho lavorato con la musica, ho fatto produzioni di teatro, di danza, ho lavorato parecchio per produzioni mainstream, quindi proprio pop, e a un certo punto ho avuto voglia di fare una cosa mia. Il motivo era, ci sono due motivi, penso che una cosa che accomuna parecchio gente, una cosa è la fascinazione dell'aspetto tecnico, come dice Carlo, cioè che hai delle cose che prendi, colleghi, fai, giri, percuoti, molle, a questa cosa non sai cosa verrà fuori, questa fascinazione dell'aspetto proprio tecnico di impressione, una cosa intellettuale, questa cosa di capire cosa succederà, cosa potrebbe succedere, ti vengono delle idee. E l'altra cosa è l'aspetto emotivo, quello che mi interessava, questa idea di creare bellezza. Bellezza non nel senso di bellezza acqua e sapone, rose e fiori, può essere anche grottesca, triste, tragica, demonica, ma pur sempre bellezza è per me. Quindi ho cominciato a fare queste cose, a sperimentare, a usare dei suoni. Dice sì, questo suono o questi strumenti mi aiutano a cristallizzare questo stato d'animo che voglio mettere in quello che allora, siccome ero giovane e ingenuo, chiamo canzoni. Ho fatto queste cose e quando ne ho avute alcune, ho detto, vabbè, provo a portarle su un palco, convinto che fosse musica, convinto che fossero canzoni. E lì ho dovuto imparare, quando le ho presentate, appunto, ai promotori, ai posti, mi ha detto, no, ma questa è roba sperimentale. Io pensavo che fosse musica normale, perché la definizione di musica sperimentale o musica normale secondo me è un po' artificiale, no? C'è musica mainstream o commerciale e musica non commerciale. Questa è una definizione che c'è, perché o è fatta per vendere o è fatta per altri motivi, ma poi se non è commerciale le altre distinzioni sono artificiali, secondo me. Bello. Mi vedi perfettamente d'accordo. Spesso è un'etichetta che ti danno gli altri. Sì, cioè, è un'etichetta. Ali non era consapevole della sua originalità, cioè quindi sperimentava perché per lui era spontaneo, poi era un qualcun altro che doveva riconoscere il fatto che lui fosse originale, non commerciale e tutte le altre etichette che vuoi, insomma. E da lì inclassificabile, quindi sperimentale, o sbaglio? Esattamente, sì.
La vedo anche allo stesso modo, condivido perfettamente quello che ha detto Ali. Volevo sentire Enrico, se ha voglia. Sì, no, diventa un grande contenitore quando anche a volte non sanno dove infilarti. Allora, per dire che fai una cosa un po' difficile da ascoltare, fai la musica sperimentale. Mi è sembrato un po' ultimamente, perché insomma, a me è successo spesso. Poi, appunto, anch'io, come diceva Dan, io non amo molto le etichette. E chi mi segue sa che mi infilo un po' dappertutto, quindi mi sono trovato a suonare in festival Harsh Noise, come festival anche di elettronica in Germania, dove poi alla fine ero sempre un po' la mosca bianca, perché poi in mezzo all'Harsh Noise magari suonavo dopo 10 persone che faceva un po' più rumore puro, arrivavo io col synth e questi mi guardavano un po' come fossi caduto dalle nuvole, quindi insomma, e purtroppo la sperimentazione, meno per quello che ho visto io, e per carità, un ambiente molto vasto che appunto, come conosciamo, nasconde anche le insidie del, diciamo un po' anche del furbetto, no? Di quelli che poi alla fine si inseriscono lì all'interno, ma che cercano magari un qualche cosa, non tanto nell'espressione, quindi un discorso di lavorare, ma il fatto discorso di, ok, passo, è un passatempo e quindi mi metto anche un po' a smanettare e porto dal vivo quello che faccio, che anche comunque in sé è per me una bella componente artistica, però diciamo che tende a essere comunque un ambiente molto affollato, ecco, di artisti, nonostante che sia poi di nicchia alla fine. Sul discorso Petrolio, nasce in realtà appunto un po' un percorso. Io, come si è detto, arrivavo dal metal, nelle mie band già utilizzavo campionamenti di elettronica, perché sono sempre stato un patito di macchine e campionamenti e cose analoghe, quindi poi a un certo punto mi stava stretto un po' il discorso band e un po' il fatto che comunque non avevo anche il tempo fisico per seguire le prove fisse settimanali, tutte queste serie di cose. E per me Petrolio è stato un po' l'ancora di salvezza, perché mi gestisco e quindi posso decidere io le mie tempistiche. Questo, diciamo, l'aspetto più pratico. Ovviamente poi c'è l'aspetto espressivo, che è quello un po' anche legato, secondo me, al discorso sperimentazione. Cioè la sperimentazione in sé è una sperimentazione su se stessi, soprattutto quando, come in questo caso, siamo praticamente tutti progetti solisti, che poi, ad esempio, nel mio caso mi ha portato a realizzare molte collaborazioni. Quindi poi il paradosso è stato un po' quello, che si è partita dalla solitudine facendo un percorso per poi lavorare con altri artisti e scoprire anche in questo caso tutto un sottobosco di persone che appunto hanno questa necessità di esprimersi, di combinarsi nell'espressione con un altro artista, che questo è, penso che sia una delle massime espressioni, che vada un po' al di fuori da quel classico concetto band che conosciamo, no? A livello di rock, metal, appunto nel mio caso, dove invece chiaramente il prodotto diventa una mediazione, ecco. Invece sicuramente quello che ho imparato con Petrolio è quello che, se sei da solo, hai la capacità di spingerti oltre e di valutare quello che stai veramente mettendo e imparando a fare. Quindi appunto, partendo, sento parlare di molle e altri arnesi, che penso che sia un po' la parte anche molto divertente dello sperimentare, il fatto che ci riporta un po' a essere, per un certo verso, bambini. Vedo i miei figli, poi alla fine, quando arrivano a casa, a volte fanno delle lezioni di ritmica, di musica a scuola, e poi dico, non siamo molto distanti, ragazzi, la prossima volta magari se portiamo anche la macchinetta, facciamo un po' di drone music, così almeno ci espandiamo di conoscenze. Però alla fine l'aspetto giocoso anche della sperimentazione sta in quello, ecco. Quindi assolutamente penso che sperimentare appunto sia una sperimentazione che immagino che tutti noi, meno che siamo qui presenti, l'abbiamo fatta in primis su noi stessi, ecco, certo. di ricerca. Certo. Da quale parte del metal ti posizionavi quando suonavi nella band? Ma io arrivavo comunque da un contesto abbastanza estremo di death metal, proprio erano io sono nato praticamente quando i Metallica ormai iniziavano ad arrivare al Black Album, e quindi io sono direttamente saltato in Sepultura, che per me erano proprio il gruppo Hannibal Corpse. Hannibal Corpse, esatto, sì. Quindi e poi dopo l'estremo puro, cioè quello sì,
Obituary, ricordo, cioè quei... Esatto, Carcass. Carcass, sì. Nomi incredibili di... No, ma proprio, di... cose che pensavano. Esatto, arrivavo da lì. Ma io ero più sul versante black norvegese, quindi... Ah. Quello più oscuro, graffiante, meno giocoso forse anche rispetto al black metal, il death americano, sì. Più guascone, uno spirito diverso. Ma infatti, beh, che cosa... poi è stato, scusami, poi è stato proprio quello che poi in realtà si incrocia poi nel filone dell'elettronica, perché poi da lì è... Cioè, a me viene in mente un gruppo come gli Ulver, che poi alla fine è diventato quasi, non dico basico, però... L'ultimo disco degli Ulver è straordinario e veramente lì c'è una sintesi di tutto il percorso che hanno fatto loro, dall'oscurità a quasi sfiorare il pop in alcuni brani, sì, attraversando sì. Depeche Mode, Cure, portandosi dietro tutta una serie di reminiscenze da New Wave anni 80, arrivando a qualcosa di modernissimo e totalmente soddisfacente dal mio punto di vista. E poi Ulver, cioè, all'inizio era un black metal, se non sbaglio. Esatto, esatto. Proprio estremi, abbastanza estremi, tra l'altro, non proprio di quelle correnti, come dire, doom o gotiche, che erano abbastanza sul quelle derive punk, proprio black. Esatto. Cioè, no, loro potrebbero essere presi come ottimo esempio di sperimentazione, evoluzione e mantenimento di tutta, cioè non hanno mai rinnegato da passaggio a passaggio a quello che avevano fatto precedentemente. Sì. Giusto, mi riascolterò sì. Ulver adesso che me la... È un percorso coerente loro, assolutamente, sì. No, molto bello quello che sta venendo fuori, a parte che sembriamo così, potremmo essere davanti a una birra, al bar, a una chiacchierata, è bella sta cosa, che purtroppo non si può fare, però devo dire la verità, faccio una parentesina anch'io, quest'anno in cui siamo stati limitati negli incontri, negli spostamenti, le cose... Io personalmente ho scoperto questo mezzo che per certi versi non avrei frequentato altrimenti. Infatti una serata come stasera, se non ci fosse stato probabilmente tutto il blocco, le cose, magari non ci avrei neanche pensato, perché io non ho mai fatto neanche una chiamata in vita mia con la webcam. Ecco, adesso mi trovo a fare lezioni con degli allievi così. E quindi ho detto, ma perché non usarlo? Poi c'è gente che lo usa per fare gli spettacoli, magari anche voi l'avrete fatto, io non l'ho ancora fatto, però insomma è molto usato questo mezzo. Secondo me ha una sua utilità, come dire, quando ci si trova limitati scatta l'utilizzo delle risorse e per questo poi sarà un argomento che mi piacerebbe affrontare con voi dopo sul presente e sul futuro. Però ecco, quello che avete detto mi ha scatenato veramente un sacco di cose che non erano in programma nella mia testa, ma... mi vengono in programma, sul nostro background. Infatti Carlo ha scatenato poi questa cosa, secondo me, e adesso anche Enrico, parlando delle esperienze metal, eccetera, eccetera. E Ali, invece, con il suo discorso, mi ha fatto venire in mente perché io ho iniziato a fare i miei lavori, tra virgolette, sperimentali. Bisognerà buttare via questo nome e cambiarlo, perché veramente anche a me mi ha rotto le palle. Come dire, nominare qualcosa che non ha nome, no? Ci si va ad appiccicare e a mettere in un calderone tutto assieme questa cosa. Effettivamente mi ha fatto riflettere, perché io, vabbè, da ragazzina vengo dal mondo dark wave, infatti Carlo l'ho conosciuto, è stato il primo gruppo dark nel quale io ho cantato a 18 anni, tramite una compagna di liceo. Io ho una foto, Donatella. Hai una foto? Vogliamo una tua fotografia da 18 anni. Ma ce n'ho, ce l'ho anche ancora sulla patente, che cambierò quest'anno, magari me la tolgono, sarebbe anche l'ora. E quindi per dire, io vengo da quel mondo lì, però come cantante poi negli anni, nella diciamo età adulta, io ero una cantante jazz, lo sono ancora, nel senso che io apprezzo il jazz, mi piace cantarlo, mi piace farlo. Io perché ero entrata nel jazz a un certo punto? Sono entrata nel jazz perché mi ero stufata della struttura musicale, la struttura canzone, sempre che la strofa, il ritornello, devi cantare in modo più uguale possibile, se ci metti del tuo ma non devi esagerare, a me sta cosa mi aveva rotto i coglioni. Quindi perché, non si possono dire parolacce, comunque ci siamo capiti.
io sono, mi sono messa a fare jazz proprio perché il jazz è improvvisazione. A un certo punto il jazz ha iniziato a starmi stretto. Per questo che ho iniziato la sperimentazione, come dice Ali, senza sapere che sperimentavo. Io semplicemente esercitavo la mia libertà creativa, nel senso che dicevo, va bene, ma io voglio andare ancora, non mi interessa neanche stare dentro la struttura per forza, della, comunque musicale, strutturale, voglio andare ancora al di fuori. Poi facevo teatro, venivo da studi di teatro e ho detto, ma io ci metto dentro tutto, ma perché creare limiti, confini? Uniamo tutto qua. Però come diceva Ali, per me non era una cosa, era semplicemente giocare un po' come tornare bambini, no? Che dico, vabbè, io gioco, a che gioco giochiamo oggi? Cercando di usare tutta la creatività che si ha. Secondo me questa è una cosa che tutti condividiamo ed è una cosa bellissima, assolutamente. Volevo chiedere anche a qualcuno di voi che non l'ha ancora detto qual è il suo background comunque musicale e artistico. Vabbè, Carlo viene dal, se no, dal mondo gothic, no? Dark wave, più forte tra l'altro, più oscuro, no? Da lì siete partiti. Anche a, vabbè, poi anche a ambient però. Sì, ma l'ambient adesso, l'ambient fa parte di te adesso, ma dico, il background proprio le... Vabbè, sì, beh, sì, proprio il dark, proprio... Adesso poi sì. Tu sei ambient fondamentalmente... Sì, adesso sì, cioè se io dovessi fare musica proprio quella, adesso farei proprio l'ambient minimale proprio. Sì, sì, sì. Però vabbè, io arrivo dal dark proprio... post-punk, quello bello. Ma sicuramente grido. Adesso chiedo anche Ali, credo che abbiamo un pochino questa cosa in comune, vista la tua anche Bela Lugosi's Dead, bellissima tra l'altro, sì. Con quel video fantastico che invito tutti a vedere, che lui parte dal volto di Bela Lugosi e poi esce Ali, che secondo me è una cosa stupenda. Però di tu, non vorrei dire cose inesatte. Niente, io sono figlio degli anni 80 musicalmente, quindi mi sono dato tutti gli anni 80 a partire dalla wave, ma anche dal pop più tremendo, me lo sono dato tutto, non mi sono risparmiato niente in quegli anni. E poi arrivando più tardi a Zurigo, ho cominciato a lavorare come musicista per produzioni di danza che si occupavano molto di improvvisazione e lì ho un po' aperto, ho dovuto imparare a come posso dire in italiano, a rompere questi legami di questi suoni e di arrangiamenti. Sì. Certo, comunque sì. Parlando degli anni 80, io prima della dark wave e della new wave, io ero una patita degli Imagination, che poi era una musica, erano fantastici, perché poi musicalmente era musica della Madonna, Però voglio dire, anch'io, insomma, io non sono mai stata neanche una chiusa, ho sempre voluto, sì, mi piace quello, però di musica bella ce n'è tanta, quindi è bello poter spaziare, questo secondo me è fondamentale. E invece Dan, che è un po', forse è il più giovane di tutti noi, no, più giovane no. È Alessandro che è dell'82, ma Dan forse è quello che viene dopo, il tuo background musicale, qual è stato? Ne parlavamo prima con Enrico, anch'io vengo dal metal. Sì. Metal anche abbastanza estremo, il versante, diciamo, europeo, nord europeo del metal estremo, quindi il black metal. Da lì ho fatto un po' come Ulver, Arcturus, altri gruppi di questa scena, mi sono un po' lasciato alle spalle quello spirito, non lo so, oscuro, satanico, distruttivo e privo di speranze e prospettive, mi sono lasciato permeare da altre influenze, quindi diciamo il punto di partenza è stato il metal, poi da lì siamo approdati ad altro che ancora non saprei definire in alcun modo. Certo. Allora, io entrerei un attimino nel vivo di quello che vorrebbe essere, a parte i nostri racconti possono essere di ogni tipo, ma su quello che può essere il momento attuale, le prospettive future, sia per creare, perché a me è venuta questa idea? Fondamentalmente perché amo anch'io le collaborazioni, prima Enrico parlava della e Ali, mi sembra, della bellezza delle collaborazioni che io adoro, ho sempre amato e continuo ad amare, sia dal punto di vista di creare con le nuove collaborazioni, sia dal punto di vista di lanciare nuovi semi, di fare vivere questa cosa, soprattutto in questo periodo che di limiti, insomma, ce ne sta dando tanti. Quindi io vorrei chiedere a tutti voi, anche Alessandro che è un po' che muto, però
se vuoi rispondere poi primo o prima... No, quello che volevo chiedere è, in questo anno, noi veniamo da questo esatto quasi anno, almeno, non so se a Zurigo, se in Svizzera era uguale, in Italia io mi ricordo che l'8 marzo, io a fine febbraio dell'anno scorso ho fatto un saggio con gli allievi di teatro di metà anno scolastico, era il giorno prima che avrebbero iniziato a chiudere gli assembramenti, mi ricordo c'era un clima pazzesco, e l'8 marzo c'è stato l'inizio del lockdown. Quindi vorrei chiedere a voi, artisticamente, dal punto di vista musicale, creativo, eccetera, quest'anno cosa siete, cioè avete trovato un vostro terreno di espressione, cosa avete fatto, cosa avete creato? È stato un anno redditizio, fruttuoso, oppure l'essere così limitati vi ha fatto rimanere un attimo in stand-by? Mi interesserebbe l'esperienza un po' velocemente di tutti quanti, diciamo poi anche noi la nostra. Chi vuole iniziare? Proprio quest'anno, com'è andato? Ecco. Dan, dai. Parto io? Ok, sì, non è stato... Se mi alzo, noi abbiamo l'amplificazione in tutta la stanza, se mi alzo perché vado a prendere una roba da sgranocchiare. Vai tranquilla. Io quest'anno non ho fatto niente, ho preso le distanze dalla musica, difatti sono qui quasi per caso, no, veramente sono fermo, ma per alcune scelte di vita ho privilegiato il silenzio e diciamo che anche questo dramma della pandemia, del mondo fermo in qualche modo, ha facilitato questo mio bisogno di isolamento. Adesso vivo nei pressi di Bologna, un paesino di 100 anni, di cui io forse sono tra i più giovani, se non il più giovane, in montagna, in una casa di pietra, e mi sono dedicato a questo. Quindi veramente ho avuto bisogno di disintossicarmi dal rumore in generale, e ne ha fatte le spese anche la musica. Non ho avuto voglia né di ascoltare più di tanto né di produrre suoni. Ho vissuto un anno a volume basso e mi è servito molto. Enrico, parlate voi liberamente. Io ho esordito subito appunto l'8 marzo, in realtà io ero in partenza per alcune date in Austria, Repubblica Ceca. Mi ricordo che si erano le date annullate, si vedevano su Facebook le date annullate tue, no? Esatto, ma anche perché poi c'è stato un momento tragico in cui ho scoperto che praticamente negli altri paesi non era ancora esplosa la pandemia, quindi appena tu scrivevi vengo dall'Italia, mi scrivevano dalla Repubblica, cioè, guarda, stanno annullando tutti la presenza perché arriva l'italiano, dicevo, cavolo, Madonna! Ho detto, vabbè, che faccio roba sperimentale ed estrema. No, sei un po' eccessivo. Esatto. Quindi c'era questo spopolamento e effettivamente nel giro di pochi giorni sono saltate tutte le date, pertanto non potevamo muoverci, quindi in ogni caso non c'era ragione di sussistere la cosa. Ma allora, diciamo, da un punto di vista compositivo, in realtà io stavo già lavorando a un disco nuovo, perché appunto venivo da un disco collaborativo dove ero uscito come Petrolio, ma poi in realtà erano 12 brani con 6 artisti differenti, quindi poi alla fine avevo questa disco che non era proprio di Petrolio. Ho cominciato a comporre qualcosa di mio e adesso, tra l'altro in questi giorni sta uscendo il video e il 5 marzo uscirà la prima tranche del disco strumentale, perché praticamente è una nuova collaborazione con un'etichetta londinese che si chiama Depps Record, e abbiamo strutturato proprio l'uscita separata in 3 tranche. Una prima tranche dove uscirà questo disco intitolato Club Atletico in 4 tracce strumentali. Poi ne usciranno 4 tracce collaborative con Arbeit, perché diciamo che con lui mi ero trovato a collaborare già nel disco precedente, ci siamo trovati bene. Anche lui doveva partire per il tour con gli Sturzen und Bauten, poi è saltato tutto ovviamente per il Covid,
e quindi ci siamo trovati, abbiamo fatto queste quattro tracce assieme, e poi uscirà il Club Atletico, che appunto adesso uscirà digitale strumentale in vinile, con quattro tracce di voce che in pratica sono state incontri casuali, ecco, che pian piano sono maturati. Quindi questo è stato un po' il lavoro. Poi in realtà uscirà anche un disco con un ritrovo astigiano, cioè un mio collega e anche praticamente compagno di infanzia, che è uno dei fondatori dei Cripple Bastards, che adesso è passato a fare musica piuttosto di drone elettronica, abbiamo collaborato assieme. Poi noi, per come sono fatto io, non ho desistito dal cercare date, ovviamente, e qualcosina in mezzo sono riuscito a fare. Con ottobre sono riuscito ad andare a Bologna e Firenze, due date proprio, diciamo, rapinate. Esatto, rapinate, ma più per, diciamo, desiderio mio di vedere gente, potersi esibire, che per la reale, diciamo, attitudine o soddisfazione che ti dà l'evento, ovviamente, con le persone contingentata a distanza con le mascherine. Cioè, questo chiaramente, per quanto possa essere gratificante per l'artista, poi in realtà diventa un ambiente veramente molto pesante, ecco, da un certo punto di vista. Toglie quella parte di godimento che la nostra musica offre, quando ovviamente già noi abbiamo un messaggio tendenzialmente importante, ecco, di una certa consistenza. Non sono concerti ovviamente di musica leggera, quindi diciamo che si può creare un'atmosfera molto molto pesante, però giusto per vedere gli amici mi ha fatto piacere, ecco, in quel senso lì. Beh, però hai fatto un sacco di cose, insomma, è ricoverato inarrestabile. Comunque, se io ti definirei sempre inarrestabile. Io devo fare probabilmente un po' la mia natura, altrimenti non ce la faccio. No, ti capisco. E invece Carlo, quest'anno mi sembra che adesso sboccerà. Ah, tra l'altro Carlo diventerà a breve uno degli amici degli amici de Sasha, perché sarà prodotto il suo prossimo album sempre da Sasha Stadelmeier, ecco. L'Attenuation, ok, Attenuation. Dillo bene tu, Attenuation? Attenuation Circuit, no? Ecco, giusto. Ok. Sì. No, vorrei mai, poi sbaglio ogni tanto di cui emerge il suo progetto, ha fatto il suo casino, ecco. Carlo, invece tu quest'anno come l'hai vissuto artisticamente, com'è stato? Ma a me, insomma, io sono rimasto un po' depresso da tutta questa cosa mi ha un po' riportato un po', perché io stavo facendo brani un po' più normali, diciamo, un po' più lineari. Questa cosa mi ha un po' portato un po' alle origini. Io ho fatto un po' il contrario, sono andato un po' più, e anche questo album qui c'è della sperimentazione dentro. Cioè inteso come un lavoro, cioè inteso come non un brano normale, cioè un brano su cui vai a lavorare ulteriormente, esperimenti, diciamo. E io, insomma, sono tornato un po' proprio anche mentalmente alle origini. Ho fatto parecchi brani, cioè a parte questo disco qua, però ho fatto anche altre cose, cioè ho fatto parecchio, ti dico la verità. Però sempre con questa depressione un po'... Guarda, un'aria che io adesso, poi dipende, per carità, dipende soggettivo e tutto, però io e Carlo condividiamo, io e Alessandro e Carlo condividiamo il fatto di vivere in zone limitrofe. Queste sono zone abbastanza depresse, qui c'era una cappa e c'è ancora che... ti dico, da queste parti, ecco, abbastanza pesante, cioè in generale, ma secondo me in certi contesti si respira di più che in altri, però non tutto il male viene per nuocere. Io sono sempre di quest'idea che poi questo in realtà stimola la voglia di fare, perché più sei in qualche modo compresso, più in qualche modo da qualche parte poi ne esce qualcosa di nuovo. Tra l'altro il tuo album, che si intitola Donovan, giusto? Donovan, che esce tra poco in download, free download, no? Hai scelto quell'opzione lì, quella virtuale. Certo. Hai fatto un lavoro particolare, perché è la prima volta che tu lavori su tracce al contrario, dico bene. Sì, perché ho fatto i brani e poi dopo li ho girati tutti, li ho rimodificati, e questa cosa è ancora molto particolare, insomma, mi piace questa...
questo lavorare, far girare al contrario, insomma è uscita una cosa un po' particolare, no? E penso che sarà la mia linea futura. Molto... Poi dopo parliamo, ecco, dopo vi anticipo una cosa di cui voglio parlare sul futuro, voglio fare perno sull'idea di un festival, che io veramente spero che quando finiranno tutti questi blocchi si riesca a organizzare anche questa cosa, che è un'idea di Carlo, tra l'altro. Ma, no, beh, è una cosa, ma ne parliamo, parliamone dopo, ne parliamo dopo, perché facciamo proprio l'argomento dopo questo, è quello, cioè, ci apriamo proprio con l'argomento lì. E tu Alessandro, vuoi dire qualcosa di quest'anno, che è un po' che non parli? Alessandro, di poche parole, ecco. Mi esprimo con la musica, io sono di poche parole. Quest'anno siamo stati a casa per due mesi. Tu sei stato fermo per due mesi e mezzo. Sono stato fermo per due mesi e mezzo. Però questo ti è servito per creare? Ti ha stimolato o ti ha chiuso? No, perché anzi, avendo non lavorando, avendo tutto questo tempo libero, da qualche parte dovevo farlo fluttuare in qualche maniera, per cui mi mettevo là la sera o il pomeriggio, mi mettevo a fare i miei piccoli esperimenti e... Tu hai fatto anche un tuo album, quello, come si chiama, quello che deve essere un EP, è nato proprio in quel periodo, Incantato. Bosco Incantato, sì. Bosco Incantato, un brano? Sì, ma un titolo brano. Dell'album? Selva Oscura. Oscura, ma io lo so, lui se manco si ricorda, io ho perso il genitore. Selva Oscura! Mamma mia, vabbè, comunque, come lo vedi dal punto di vista creativo? Cioè, per te, come te lo sei vissuto? È come una risorsa da sviluppare, perché comunque sia, avendo 24 ore, non è che una volta fatte le cose che fanno, diciamo, tra virgolette, i comuni, per cui fare la spesa... Sì. Vabbè, ma sembra che è un passatempo. No, non è un passatempo, no, però nel senso che... mi sono ritrovato questa risorsa temporale che di solito non c'è, per cui l'ho dovuta far fluttuare in qualche maniera, e la maniera più consona a me, che mi è già servita come valvola di sfogo, come è stato creare nuove tracce, creare nuovi brani e creare. Per me è una valvola di sfogo. E invece Ali, come quest'anno, tra l'altro in un altro stato, anche se siamo vicini di casa, mm-hmm. però com'è stato questo anno? Le condizioni in Svizzera credo che sono abbastanza simili a quelle in Italia durante la pandemia. L'anno è stato un anno schizofrenico, con due diversi fattori. Uno ha avuto questo aspetto depressivo e tragico, come dice Carlo, che ti ritrovi senza prospettive lavorative o di poter presentare i tuoi lavori. La fatica di doverti motivare, andare tutti i giorni a praticare, fare, perché sai che non hai sbocchi per presentare questi lavori. E dall'altra parte, quando mi sono un po' ripreso dallo shock di questo blocco totale improvviso, mi ha fatto ritornare la gioia di fare musica, perché mi sono accorto che durante tutti questi anni, inconsciamente e incrementalmente, non è una cosa che mi succede da oggi a domani, ma durante tutti questi decenni di fare musica, di produrre, anche pur facendo musica, chiamiamola sperimentale, quindi non legata a un successo di pubblico, economico, tutto quanto, ci sono un sacco di aspettative che ti danno i posti, ma che ti dai anche te stesso, che ti calcificano, ti creano strati e aspettative, che sai, ok, se quest'anno ho fatto 40 date, se l'anno prossimo ne faccio solo 20, dico, perché ne ho fatte solo 20? O se un lavoro ha un buon riscontro e il prossimo meno, dici, perché tutte queste aspettative ti calcificano. Mi sono accorto che mi hanno fatto un po' passare la voglia di fare musica, perché l'approccio non era più così leggero. C'è questa scimmia sulla spalla che dice, no, devi produrre e deve funzionare tutto quanto. E durante questo lockdown, siccome non c'erano aspettative, non c'erano sbocchi,
è stata una specie di reset e ho ritrovato la gioia di fare musica, di dire, non devo presentare niente, non devo produrre niente. Mi sono ricordato di quando ho cominciato, cioè lo facevo per me, è una cosa di, ah sì, lo faccio perché ho voglia, mi faccio traffico, tutto quanto, e questa gioia mi è tornata adesso. Da questo punto di vista è stato un regalo. Bello, che bella cosa. Bello. È vero. E ora condivido molto quello che ha detto Ali, perché anch'io l'ho vissuto con, da una parte stressatissima, in cui poi mi veniva questa tristezza di già prima era difficile, adesso ancora è difficile, e non mi realizzo mai, e c'ho quasi 50 anni, cioè tutto un incubo insieme. La scimmia. Però poi hai anche modo di... come dire, guardare le cose da un altro punto di vista e cercare di non farti fagocitare dalle paranoie comuni, perché poi quelle ti influenzano in qualche modo, no? Quindi tutto uno stress collettivo, anche che noi non guardiamo la TV, non abbiamo la TV, non guardiamo i telegiornali, quindi non abbiamo quel tipo di stress, però c'è uno stress sulla realizzazione personale, oltre che sul lato pratico della sopravvivenza. Ma dal punto di vista artistico proprio un po' è stata un po' una mazzata, ma poi dopo mi sono venute davvero anche a me talmente tanta voglia di fare, talmente tanta voglia di creare, talmente tanta voglia di, che l'avevo come una risorsa che penso di poter utilizzare anche, forse soprattutto in futuro. È vero che abbiamo fatto, per esempio anche io e lui abbiamo fatto il disco di Alchimia Nova, che sempre ce l'ha prodotto Sasha, che sembra uno spot pubblicitario per Sasha. Gli schierano le orecchie. Gli schierano le orecchie. Per ridere adesso lo dico, però è vero, ma ho fatto anche altre cose, altra ricerca, con i miei allievi, l'avere scoperto la possibilità di fare corso di teatro, per carità, temporaneamente, online, io non avrei mai pensato in vita mia. Canto anche, sperimentazione vocale è ancora più complessa, ma teatro ha degli sbocchi per cui poi alla fine abbiamo, sentendoci così menomati, no? In qualche modo limitati, questi ragazzi hanno tirato fuori, ragazzi poi anche di 60 anni, dico questi, sono corsi per adulti, corso per adulti, hanno tirato fuori delle capacità che io sono rimasta sconvolta positivamente dal vedere come certe volte davvero l'essere limitati ti porta poi a scoprire delle risorse che tu non sai neanche di avere. E quindi questa cosa sicuramente... Se avete parlato tutti su questo, però io ora mi vorrei incentrare più che sul passato, sul presente e sul futuro, su due aspetti. Il primo è, finché dura questa situazione qua, voi avete delle idee per, magari non scontate, perché secondo me confrontandosi possono venire fuori delle cose nuove, cosa possiamo fare, per soprattutto in ambiti come i nostri, che non sono, ripeto... la festa della Salamella, la canzonetta, cioè sono ambiti ancora, a parte che la festa della Salamella non si può neanche fare adesso, ma soprattutto nella nostra realtà, finché, adesso sto parlando solo finché dura questa situazione o finché non sarà ancora del tutto sbloccata, che cosa possiamo fare? Avete voi delle idee, delle proposte per poterle tirare fuori le nostre forme artistiche, non solo vivercela a casa nostra? A parte fare il disco, vabbè, quando c'è la possibilità uno fa l'album, va bene, ma avete delle altre idee? C'è qualcosa che ci gira in testa di nuovo? Perché io sento bisogno proprio di stimoli anche da voi su questo. Non so gli altri. Dan, mi sembra che stai quasi per parlare. Ti vedo. Ma no, in realtà sono il meno adatto, perché sono il più distante da certe dinamiche rispetto agli altri presenti, essendo fermo già da prima dell'arrivo della pandemia. Io mi auguro una cosa, Donatella, che nel prossimo futuro possa marcire questo presente, tutte le brutture che ha portato. E io sono convinto che una volta che finirà tutto questo, perché dovrà finire, emergeranno delle forze creative inattese da parte di tutti. Le idee ci verranno sicuramente. Io penso che per il presente... la cosa fondamentale è non abbattersi, non rinunciare alle cose che realmente ci piacciono e continuare appunto a sperimentare, ma nello spirito di cui parlava Ali prima o anche Carlo.
Poi la possibilità di trovare degli sbocchi sarà, secondo me, non vorrei peccare di ottimismo, quasi spontaneo e naturale, nel momento in cui potremo di nuovo incontrarci, esprimerci liberamente. Non è detto che non emergano delle nuove formule spontanee di fruizione dell'arte, della musica, del teatro, come dicevi tu. Non so, qualcuno ha in mente qualcosa? Intanto ti faccio una proposta in diretta, Donatella, cioè, nel senso, dopo aver ascoltato Alchimia Nova, che è una delle poche cose a cui mi sono dedicato con attenzione a livello di ascolto, dobbiamo tornare a collaborare, quindi... Assolutamente, io i pezzi di Ordali adesso, non è che voglio fare il momento del cuoricino, non lo taglio, il momento del cuoricino lo voglio. Praticamente io sono, ricordo, Sguardo di Luna e Distanza per me sono due brani che resteranno nel corso dei miei affetti proprio. Poi li ho usati con gli allievi di teatro, con gli allievi di canto, di sperimentazione vocale, l'ho fatto girare di qua e di là. È una cosa veramente piena di... originale. Possiamo collaborare a distanza, è una cosa che si può sempre fare, chiaramente. Questo sono porte che possiamo lasciare aperte perché non serve incontrarsi, quindi questa è una cosa che si può fare anche... Natasha e ci produrrà il nostro disco. Anche in questa... A Sasha, la prossima te invitiamo, perché sennò... qualcun altro ha in mente qualche cosa oppure no? Siamo in un momento in cui non... Parlo finché siamo in questa situazione, poi parliamo del dopo, perché lì un'idea, io sul dopo, una bella idea, grazie a Carlo ce l'ho, ma dopo. Sulla destra. Alessandro ha detto giusto, io la penso come lui, cioè ha detto giusto, è come dice lui, dopo questo casino qua sicuramente ci sarà più movimento, io credo. Ma te l'avevo anche, ve l'avevo detto anche ma sicuramente, ragione Alessandro, ci sarà più movimento, più... Ma speriamo che molta gente si rompa i coglioni di fare ascoltare sempre la stessa musica, vedere sempre lo stesso teatro, trito e ritrito, vedere sempre... Cioè, io quello che spero è che vengano fuori a livello proprio di esigenze da parte di tante persone, anche dalla logica del talent, della musica vista come competizione, come copia anche. Sì, come copia, ho detto come competizione. Sì. Il talent è il re dei mostri. Mi riferivo che negli ultimi anni c'è stata un exploit che ha saturato di cover band e di cose che adesso... La copia della copia della copia della copia. E lì non si se staremo a vedere. Poi, per carità, io non è che auspico che per forza le masse, tra virgolette, mi sembra Nanni Moretti, i desideri delle masse, le masse debbano per forza, cioè debba essere per forza che quello, le cose più, diciamo, di nicchia devono diventare fruibili a mille. Io non sono di quest'idea, non sento neanche questa esigenza, ma almeno che si aprano degli spiragli maggiori, perché in questo momento c'è proprio, anche prima del blocco, una cosa che io notavo, almeno nel contesto italiano, era proprio questo fatto che non c'erano assolutamente, a parte Enrico che ce la fa a prescindere, però... Enrico don't stop. A parte Enrico, però, adesso scherzo, anzi, complimenti Enrico, ti faccio veramente i miei complimenti. No, ma lo so, che... In realtà se non sei la cover band, se non sei il teatrino solito, se non rientri in certi parametri, tutto ciò che è altro, chiamalo come vuoi, resta tagliato fuori, anche se di livello molto elevato a livello artistico. Volevo dirti una cosa, cioè, riguardo quello che dici, cioè, però io, cioè, c'è una cosa da dire, secondo me. Sulle cover band, io credo che sia proprio anche una cosa che riguarda il nostra zona, perché comunque tu lo sai benissimo, cioè tu vedi cosa c'è in giro, un casino di cover band, ma perché secondo me manca proprio la creatività in questi luoghi qua, cioè i ragazzi qui veramente, cioè quando avevamo 17 anni, non lo so, forse c'era meno, e allora, ma qui veramente, cioè, vedi di quei gruppi, una roba, cioè,
primo. Seconda cosa, anche la SIAE, perché la SIAE secondo me ha fatto la sua parte, perché in alcuni locali, cioè, non ti fanno più suonare perché la SIAE li ammazza, e quindi allora cosa fanno? Vanno a prendere il gruppetto che porta persone, perché sennò dopo devono pagare. Secondo me sono quelle due lì le cose. E questo in altre regioni, è un po' ancora per tutta Italia, un po' così. Però in altre regioni c'è forse più, io ho visto, forse c'è più creatività anche nei ragazzi, secondo me, in alcune regioni. Qui noi Lombardia, io non lo so, ma... È vero, perché tu, Carlo, frequenti l'Emilia? No, non mi ricordo più. Il Colli, sì. Dov'è che sei? Dov'è che vai a Parma? Zona di Parma. Piacentini, vicino a Bobbio, quelle parti lì. Perché mia moglie è di lì, quindi noi abbiamo la casa lì, insomma, andiamo, lì, tutta una, cioè, lì c'è un altro movimento. Cioè, ti faccio un esempio, cioè, dei parenti di mia moglie che loro fanno musica celtica, insomma, particolare, cioè, ma là fanno di quelle, non so, si trovano a fare un live. A parte che i posti sono tutti diversi, magari Alessandro... magari non so, in montagna, lui, quelle, magari quelle parti lì, Bologna hai detto? Bologna. Alessandro, Bologna hai detto? Sì, Bologna, Bologna. Sarebbe non male, non so, noi lì l'Appennino è un po' più diverso, però, cioè lì i posti, allora la mentalità è diversa, i luoghi sono diversi, però per dire, loro organizzano, non so, qualcosa, lì ti trovi veramente migliaia di persone che vanno lì. Cioè, certe cose le hanno provate a fare qui, magari su musica celtica, cioè, dopo la seconda volta che lo fanno, diventa un tipo un concertino da salamella, proprio così. È lo spirito che è diverso, Carlo, veramente. Io non sono bolognese, sono importato, come parlavamo prima della diretta, e effettivamente questa cosa qui si sente, ed è una risorsa. Importantissimo, proprio una mentalità completamente diversa, però anche, per dire, anche in Liguria, io mi ricordo, cioè anche là c'erano dei gruppi di ragazzi giovani, ma avevano un'altra creatività, qua veramente, cioè, qui in Lombardia, secondo me, siamo veramente proprio bassi di livello, quindi tutto va dietro, secondo me. Lombardia, poi bisogna dire che noi siamo in una zona, il confine tra la Lombardia e il Piemonte. Siamo in Lombardia, ma siamo più vicini a Novara che a Milano. Zone anche belle perché c'è il Parco del Ticino, c'è la natura, però c'è una mentalità, sì, infatti io qua non ho mai lavorato praticamente, cioè io mi sono sempre spostata altrove perché qua non... raramente ho fatto qualche cosa, ma è capitato, per carità, se mi sente qualcuno di qua dice non è vero, sì, qualcosa ho fatto, però poco, ecco. Invece parlando con maggiore apertura sul futuro, io, vabbè, ognuno dica quello che vuole come sempre, l'idea è quella comunque di parlare anche di una cosa, perché Carlo ha avuto un'idea molto bella che avevo anch'io, ma in realtà all'inizio era più legata al territorio nostro, però il territorio nostro, poi anch'io sono importata come Dan, importato a Bologna, io sono importata qua perché anch'io non sono di qua, però l'idea che ha avuto Carlo era molto bella secondo me, perché mi diceva, poi se vuoi rielabora meglio tu, mi diceva già da mesi io vorrei fare qua un festival di lavori, diciamo, sperimentali, ecco. Il problema è che appunto in Italia, no, chiedo a Enrico che sicuramente è il più esperto, a chiunque di voi, ma Enrico forse è il più esperto. Esiste in Italia un festival che riguarda, diciamo, i generi sperimentali, un po' come può essere quello di Augsburg? Non credo, o sì? Adesso quello di Augsburg ha quella particolarità che sappiamo io e te, che secondo me lo rende ancora più sperimentale, cioè il fatto di essere abbinato a artisti che non conosci. Io trovo quello che sia una cosa. Allora, posso dirti che... un ragazzo che fa una cosa analoga, tra l'altro su Bologna tendenzialmente, e Fra Zedde, che tra l'altro che lui è un... l'ho conosciuto ad Augsburg l'anno dopo. Tonto. Lui organizza delle cose analoghe a quelle di Sasha, quindi abbina lui artisti e appunto in serate su locali diversi del bolognese, poi per un certo periodo l'ha fatto anche in giro per l'Italia. E quindi qualcosina
di simile c'è. Poi ovviamente ci sono festival, adesso mi sembra che la Old Europa non lo faccia più, però c'era il festival industrial, diciamo, per eccellenza, lo organizzavano loro, tendenzialmente anche lì zona Bologna, perché in effetti in Italia, diciamo, che allora, le aree dove Bologna riesce a suonare più... Bologna, beh, Bologna è uno snodo. Chiedo anche a Dan se è vero, però Bologna mi sembra di capire che l'Emilia Romagna, ma in particolare Bologna, c'è forse di più di queste cose, no? Sì, confermo. Ok, non ti sentivamo, ok. Scusa Enrico. Quindi, sì, i ragazzi girano parecchio lì, ho visto che è uno dei pochi posti dove effettivamente suoni il pubblico tendenzialmente c'è. Diciamo l'area emiliana, il Veneto, sono anche in Veneto ci sono delle città che rispondono molto. E poi dove io mi sono trovato molto bene, dove tornerei subito, è Sud Italia, dove c'era molta curiosità, ecco, quello sicuramente. E mi riallaccio solo brevemente al discorso di prima, dicevi per il presente ma anche per il futuro. Secondo me appunto quello che diceva Dan è assolutamente corretto sulla situazione attuale, e se devo individuare uno snodo, diciamo, dove potrebbe riprendere il discorso culturale, sono i luoghi indipendenti, perché attualmente il discorso, diciamo, del locale che lo fa anche per guadagno sicuramente fatica un po' di più, quindi immagino che si ripartirà da luoghi di aggregazione di cultura che spero da un certo punto di vista, anche se dubito, possano accedere a fondi comunque pubblici, o in ogni caso si tornerà ai vecchi spazi occupati che almeno riescono a gestire una loro programmazione e a fornire qualcosa anche di diverso dal mainstream. In questo momento non vedo grossi spazi. Poi adesso non conosco bene l'esperienza di Ali a livello, diciamo, di strutture concertistiche in Svizzera. Io quando sono stato in Svizzera, comunque anche nei contesti occupati, mi viene in mente una sera che ho suonato a Bremgarten in una bravissimo, che per noi poteva essere un centro sociale, ma da noi sarebbe un locale di quelli già belli, ecco, e quindi il discorso sarebbe a parte da struttura. Io quello che ho trovato molto bello della Svizzera è stato il fatto di organizzarsi in strutture indipendenti, anche anarchiche in un certo senso, ma con una logica anche organizzativa molto forte, che appartiene ovviamente come anche in Germania. Ecco, se in Italia riuscissimo a partire da queste che l'ho anche trovato in Italia, da questi principi qua, sarebbe secondo me fondamentale per una ripartenza della cultura. Luoghi ben organizzati, quindi comunque io posso esprimermi al meglio, impianti curati e tutto, nello stesso tempo però in luoghi dove l'espressione è tutelata, in quanto non c'è un discorso di guadagno, ma un discorso proprio che chi va è perché è interessato. Infatti, in questo senso qua assolutamente sì. Hai toccato un tasto veramente importante, perché Carlo ha avuto quest'idea. Io sono assolutamente della stessa idea. Infatti, se riusciremo a fare questo festival, ovviamente i presenti siete tutti invitati. L'idea però deve trovare supporto pratico. Il problema è che Carlo aveva avuto l'idea di farlo nelle nostre zone, che ci sarebbero anche sia dei luoghi adatti, perché Castano Primo, il comune dove risiede Carlo, di fianco a dove abito io, era il comune nativo di, non so se lo conoscete, Paccagnini. Paccagnini fu uno dei più famosi, credo, dei primi sperimentatori del suono in ambito però di musica classica, dico bene? Lui aveva collaborato con Stockhausen. Sì. Ecco, quindi siamo in ambito, in quell'ambito, anni 60. Però 50, era uno anni 50-60, ecco, no, scusate, ammetto la mia ignoranza su Paccagnini, che però c'è questo teatro Paccagnini a casa. E loro l'amministrazione, ma allora il discorso è che l'amministrazione, come tu, cioè hanno dedicato a lui questo, però perché forse era, diciamo, il nostro concittadino un po' più famoso, ma non è che avevano fatto poi una ricerca effettiva di quello che facevano. Io l'ho scoperto grazie a una persona che conosci, che tu, Gabriella Arranica, che aveva scritto un libro su di lui, e insomma loro ho visto cosa faceva. Effettivamente faceva sperimentazione, ma proprio quella degli anni 50,
cioè era amico con Stockhausen, e quindi loro gli hanno dedicato il teatro. Quindi vabbè, sarebbe una cosa in più. Gli hanno dedicato il teatro, però posso dire, spero di non offendere nessuno, ma anche se si offende qualcuno, ma anche chi se ne frega, c'è un'ignoranza su Sto Paganini, qua, che nessuno sa chi sia, nessuno sa cosa faceva, oh. E in questo teatro al massimo hanno fatto cose, come dice, come le chiamava giustamente Ali, mainstream, ma cose che si richiamassero anche solo come omaggio a questo personaggio, non hanno fatto nulla. Però Carlo, essendo della zona, essendo a sua volta un pioniere, essendo il paese del pioniere dei pionieri, ha detto, ma perché non farlo qua? Ecco, perché non fare qua in questo teatro un festival, una volta all'anno partiamo con una prima edizione sulla sperimentazione. Il problema è che bisogna... Anche perché è un bel teatro, scusami Donatella, tu, sì. È un bel teatro. È un bel teatro. Non è un posto... Non è un posto. Che io ho sempre la mia idea, che a me sinceramente piacerebbe farlo, tu lo sai, io lo farei farlo nei boschi di notte, che è bellissimo. Io, anche io lo farei in posti particolari, non lo farei, però quello è un bel teatro. Noi qua abbiamo dei boschi e quindi si potrebbe anche fare, volendo, avendo le giuste autorizzazioni, in zone limitrofe, proprio nel Parco del Ticino. Nel Parco del Ticino si potrebbero essere delle collocazioni di notte nel bosco, che farebbe un effetto ovviamente enorme, però immagino i costi, le autorizzazioni, insomma non è così semplice. Il problema è che l'idea di un festival, poi, che si riesca a fare qua o non si riesca a fare qua, se qualcuno di voi poi ha voglia di portare avanti l'idea quando si potrà, perché adesso neanche si può ovviamente, l'idea però che io dico sempre è, però bisogna essere autonomi, come diceva Enrico, per poter preservare a me viene da dire la purezza del progetto, nel senso che ognuno si può esprimere, non perché bisogna far cassetta, quindi bisogna invitare anche, che ne so, ballerine, ricchi premi e cotillon, perché sennò non tiri sui soldi, deve, diciamo, poter essere un festival di questo tipo di lavori, e questo tipo di lavori viene a vederlo chi ha voglia, al di là che venga da vicino, da lontano, eccetera. Il problema è che bisogna essere autonomi, nel senso, secondo me bisogna avere la forza, diciamo, economica per poter affittare un posto, eccetera, e dire io prendo questo posto, faccio questa cosa, faccio come voglio io. Perché il problema è che se vai a chiedere alle amministrazioni comunali, a meno che non ci siano già all'interno persone interessate a questi progetti, su questi luoghi abbiamo capito che non è aria, perché non c'è proprio né cultura né conoscenza di questo, e quindi non andranno mai a favorire una cosa così strana e pazzoide, che viene considerata come una cosa che non si sa che cos'è. Quindi io prediligo sempre l'autonomia, la libertà, non andare a chiedere i favori a nessuno. Secondo voi, una volta chiuso questo periodo, sarà possibile organizzare una cosa del genere, o servono talmente tanti mezzi che sembra quasi al limite dell'impossibilità? Chiedo così un parere spassionato. Io cito subito l'esempio italiano che cito un po' sempre, che è la Diodron, l'etichetta, e su questa cosa qua poi eventualmente, lo cito subito anche in diretta, così se si vede con l'intervista è già edotto della cosa, Naresh, lui ci può aiutare, nel senso che loro ogni anno, come Diodron, a novembre fa un festival prendendo un cinema, tra l'altro, che c'è a Firenze, e tra l'altro è cresciuto molto anche come festival, una festa di riferimento. Lui ha comunque tendenzialmente sempre una quota fissa di spettatori, e devo essere sincero, un anno sono andato anch'io perché c'erano diversi artisti che mi interessavano, e in effetti il cinema era pieno ed era una bella cornice, quindi immagino sia similare a quello che può essere. Infatti, mentre parlavate di questo teatro, e in realtà in quel caso lì appunto è un cinema di quelli, diciamo, proprio di provincia, perché è vero che Firenze, ma in un'area appena fuori sul confine comprato, e è molto interessante. Quindi si potrebbe rivolgersi a lui sia come esempio, ma anche poi come informazione, diciamo, di massima.
però sul, bueno, per quello poi sapete che ovviamente come petrolio ci sono sempre e quindi lo sapete che sono prezzemolino e quindi ci sono, però assolutamente, beh sì, secondo me bisognerà ripartire comunque da idee così, senza scoraggiarsi dal fatto che magari uno fa la prima edizione, vengono 25 persone di cui 10 sono del paese e svengono dopo tre note, cioè. Sì, sì, venire sì. Dopo tre note è un risultato, cioè. Esatto. Noi ci facciamo il video subito ovviamente da mettere su, sulla diretta Facebook. Assolutamente, prendi io a me interessava fare queste serate, in particolare questa di partenza, proprio anche per creare un attimo di gancio. Ho detto, io ho la fortuna e l'onore di conoscere voi, che siete tutti degli artisti che io stimo pari merito in modo enorme, e mi dicevo, no, bisogna che ci si conosca, bisogna che si collabori, bisogna che si inizino a mettere dei semi anche per nuove cose. Poi, per carità, c'è chi di voi già ha mille collaborazioni, c'è qualcuno che ne ha meno, ma comunque secondo me è importante parlare di queste cose, perché sarà fondamentale. Secondo me Carlo ha avuto una grande idea. Purtroppo ci si scontra con l'istituzione, ci si scontra con l'ignoranza, per questo che dico, meglio trovare i mezzi, magari anche con il crowdfunding, non so se l'ho pronunciato in modo corretto, o con altri mezzi che saranno, però bisogna essere autonomi, perché io, guardate, che bello quando si fa quello che si vuole con i propri mezzi, che brutto quando devi chiedere la carità, poi devi accontentare quello, quell'altro non è contento, quell'altro ha paura e poi alla fine ti metti i bastoni fra le ruote. No. Si paga quel che c'è da pagare, ma si fa in autonomia. Secondo me, certo, però bisogna trovare la possibilità. Insomma, ecco, su questo Enrico assolutamente parliamone, parlatene dopo, magari finita questa serata, se io spero che vi scambierete anche tra voi i contatti. Insomma, cerchiamo di tenerla viva questa cosa qua, perché secondo me che riusciamo a farlo qua, che non riusciamo a farlo qua, riusciamo a farlo. Poi tu sei ad Asti, non sei neanche così lontano, si potrebbe anche capire se si riesce a trovare un posto tra la Lombardia e il Piemonte dove lanciare, perché secondo me dal nord Italia quantomeno un po' di gente dovrebbe interessarsi, ecco. La nostra zona comunque, cioè, noi abbiamo, ne abbiamo parlato spesso, no? Ci sono un po', solo nei nostri paesi? Sono nei nostri paesi, ci sono diversi. A parte Gabriele, poi c'è anche Giordano, cioè c'è un po' di gente che comunque fa... Ma certo. E il fatto è che è strano, perché qui ci sono veramente anche altri che fanno musica sperimentale, ricerca sonora, c'è la storia di questo Paccagnini, eccetera, eccetera, e purtroppo c'è... Il mutismo totale, perché volendo veramente qua un piccolo fulcro ci sarebbe, anche che darebbe motivo di fare un festival, ma noi non ci preoccupiamo degli altri, organizziamocelo noi, insomma. Non so se Dane e Ali la vedono allo stesso modo su questa possibilità, magari in Svizzera avete anche più opportunità, non lo so, io sono ignorante sulla Svizzera, sono poco e nulla. In Svizzera ci sono questo tipo di musica o di aspetto culturale vive soprattutto e praticamente soltanto nei centri autogestiti. Sono gli unici posti dove si può portare questi progetti. Locali normali, che devono sottostare a logiche commerciali, non lo fanno, ma non per cattiveria, è perché non se lo possono permettere. La Svizzera è un paese costoso, il metro quadrato costa un sacco, qua se hai un locale devi pagare un affitto di tot, e la verità è che qua se non fai musica commerciale non riempi, quindi non ti rendi, cioè non puoi sopravvivere come locale. Questo non vuol dire però che non puoi fare queste cose. Secondo me queste cose si possono fare sempre, e soprattutto se vuoi essere autonomo devi essere pragmatico, cioè dici, ok, io voglio essere autonomo, quindi ho questa disponibilità che sia finanziaria o di infrastrutture, dici, ok, ho questa, la definisco e organizzo attorno alla disponibilità che ho. E la verità è, da quello che ho visto io, che gente interessante che viene
a suonare o a produrre il suo output, la trovi comunque, indipendentemente da che infrastruttura o da che disponibilità finanziaria, trovi comunque gente interessante che viene. Quindi fattibile, senz'altro. Perfettamente d'accordo con Ali. Sì, sì, sì. Questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che meno disponibilità finanziaria hai e di infrastruttura, più è faticoso organizzare tutto. Perché sono grandi compromessi che devi accettare, questo sì. Si sa, è sempre così. Però lo spirito pragmatico di cui dicevi tu e il saper scovare, coinvolgere persone realmente valide e creare un movimento, questo si può fare anche comunque. Certo. Sì. Sì. E la verità è che dici, ok, se organizzo un festival autonomo e chiedo a qualcuno di suonare, e questo mi dice il gruppo, mi dice sì, noi veniamo, ma abbiamo bisogno almeno 8.000 watt in uscita sul sistema. Dici, no, guarda, ne ho 750, compreso il frigorifero. Arriva 800 togliendo il frigorifero. Sì, sì, ma secondo me le richieste esose non è che sono tanto dei musicisti, anche perché io ho visto, questo Enrico penso che confermerà anche nel nostro spostarci ad Augsburg, eccetera, gli artisti di grandissimo livello, professionisti, gente serissima, che non si fa problemi a venire a muoversi per due soldi. Ma lo stesso Ali, siamo andati, è vero, a Venezia, mi ricordo, al Festival delle Arti, che è stata una bellissima esperienza, però a costi, cioè guadagni zero. Beh, il problema non è tanto l'artista pagato, secondo me il problema è che uno deve trovare i mezzi per affittarsi o gestire l'infrastruttura. La struttura, ecco. Sui centri sociali nostri, io ho molto frequentato negli anni 90, non frequento da tanti anni e non sono per niente aggiornata sulla nostra realtà. Non mi sembra di non ho mai fatto niente qua, per cui non so. Io preferirei davvero che ci fosse il mezzo per prendersi tipo la sala teatrale o lo spazio che sia all'aperto o al chiuso, quel che sarà al di là della stagione, e gestirselo in autonomia. Però non so, Enrico, tu sulle nostre realtà autogestite sei aggiornato? Io non sono per niente aggiornata. Ma no, cioè nel senso, alcune cose sì, le conosco, però diciamo che attualmente in quell'area lì che mi risulti più attivo bisogna andare su Milano comunque sia, cioè diciamo che nell'area di mezzo c'è praticamente nulla. Una volta a Novara sì, c'era dell'attività, mi ricordo che ci ho anche suonato con la band, però fu il Cavalcavia, se non sbaglio. Però si parla di tanti anni fa, non so esattamente se il collettivo esiste ancora. Ma guarda, un'idea che secondo me era molto carina, nella quale mi sono esibito io ottobre dell'anno scorso, è stato in Val Camonica, un ragazzo che ha fatto un festival che si chiamava Stones, che era diviso in tre puntate in sostanza. Una prima esibizione di un artista l'avevano fatta sul Greto del Fiume. E comunque io, che ero quello che chiudeva facendo anche industrial, avevano avuto questa idea, ma già anche mi sembra anche un'altra esibizione nella settimana precedente era fatta all'interno di una fabbrica, il quale quindi ha messo di marmi, nel mio caso, che ha messo a disposizione l'infrastruttura, quindi proprio dove loro tagliavano i marmi hanno ricavato. Quindi hanno messo, è stato molto bello come evento, perché il proprietario della fabbrica ha messo a disposizione anche la manodopera sua per creare gli spazi e tutto per l'esibizione. Quindi è stata un po' una collaborazione in quel caso lì tra comune e risorse del territorio, un paese tra l'altro piccolissimo della Val Camonica, e questa associazione di questi ragazzi, per mettere in piedi questa serata. Quindi adesso io non conosco bene nelle vostre zone, io conosco un po' quella che è la storia delle mie zone, dove avremmo delle cantine dove suonare, perché qui ovviamente la parte spinta è molto quella vinicola, però so anche di difficoltà, soprattutto diciamo da quelle che sono le industrie diciamo più quotate anche sul mercato, e dare spazi. Non so esattamente come la situazione vostra, ci fosse sicuramente qualche
e, diciamo, qualche imprenditore locale che assieme a un discorso pubblico ha interesse a mettere i suoi spazi a disposizione, non sarebbe male come idea, perché sì, uno si ritrova... Tipo sponsor, ci vorrebbe l'appassionato colto intellettuale, a cui piacciono le cose particolari. E... Sì, anche solo a perché in realtà poi il proprietario della fabbrica dove avevo suonato io non era neanche in realtà... una persona che si interessava né al genere musicale, però è stato una, diciamo, è stato trascinato all'interno di questa, e lui però ha partecipato in maniera entusiasta alla cosa, quindi è fondamentale quello, se ci fosse qualcuno entusiasmo, esatto, è quello che trascina e null'altro. Entusiasmo, anche perché la cosa bella è che a me è capitata, non so, sicuramente anche a voi, senza sempre dare etichette, nomi, previsioni, oddio, a me è capitato di persone che sono venute a vedere dei miei spettacoli, di questi sperimentali, non sapeva cosa avrebbe visto, e alla fine mi ha detto proprio: io non ci ho capito niente, però è stato bellissimo. E queste per me sono le cose più belle che ci si dirano. Perché tanto non c'è un cazzo da capire, ecco, questa è la sostanza. Esatto. No, comunque teniamoci in contatto su questa cosa, perché noi ci terremo veramente tanto, appena si potrà ripartire, ovviamente. Adesso non si sa neanche se sarà il 2021 o addirittura il 2022, non è dato sapere stasera. Però veramente ci vuole, io spero che... Carlo, ti senti un po' rafforzato il fatto che ci sono altre persone che ci tengono? No, no, ma infatti... Perché poi ci si sente soli, se no, su queste cose qua. Io rimango nella mia depressione. No, però veramente ho conosciuto, cioè, mi ha fatto piacere conoscervi, perché no, mi sono rispecchiato molto in quello che dicevate voi. Mi ha fatto piacere. Poi qua, secondo me, poi noi, io, te, Donatella e Alessandro siamo vicinissimi. Noi ci possiamo vedere anche adesso, in questo periodo, siamo noi, qua. Ormai ci siamo proprio vicini, cioè, possiamo sicuramente fare un po' da trainanti. Ma io guardo, ma più che altro a me che... non è che io te l'avevo anche detto, a me non è che mi spaventa tanto il discorso lì di trovare i soldi per fare, perché sai che è bellissimo, comunque l'amministrazione che abbiamo noi, per esempio, ha sempre abbastanza attenta magari a qualcuno che voglia fare, cioè a loro gli interessano, perché non c'è niente, quindi a loro gli interessa se c'è qualcuno che ha un'idea. E poi la cosa da abbinare a Pacagnini, secondo me, è interessante, per quello che l'amministrazione nostra potrebbe aiutarci a fare qualcosa, anche perché sai, poi c'è il patrocinio, quelle cose lì che poi alla fine si serve. Mamma mia, quando mi parto sento un rimbombo. L'importante è che io ho sempre paura quando ci sono di mezzo le amministrazioni, quelle cose lì, la politica, perché poi ci mettono inevitabilmente, secondo me, se non ti capita proprio la persona giusta, io non parlo di quelli che citi tu perché non conosco nessuno, quindi non mi sto rifacendo, no, in generale. Sono giovani, sai, sono il giovani. Rischio è che poi ci vogliano mettere il naso, che poi e il volantino lo facciamo noi, e la cosa la facciamo noi, e ci abbiamo il musicista mio cugino da mettere dentro. Quelle cose lì no. È facile che succedano, Molto italiano. Molto italiano, sì. No, comunque, assolutamente parliamone. Sì, sicuramente, per me. Poi loro, mi sembra che sono persone che hanno molta esperienza, quindi sicuramente ci possono dare una mano. Però io sono ottimista su una cosa del genere. Assolutamente, uniamo le forze. Io andrei piano piano verso la conclusione di questa serata, però vi dico già, quando fermiamo, che salutiamo il nostro pubblico, non andate via subito, che ci mettiamo d'accordo per scambiarci due contatti, così. No, quello che volevo dire è che, allora, a me piacerebbe intanto creare delle altre serate come questa, che spero abbiano fatto piacere sia a voi, miei cari amici musicisti, e sia al pubblico che ci sta seguendo.
agli amici da casa, ecco, come si diceva in televisione, gli amici da casa. Ecco, e quindi a me piacerebbe fare altri di questi incontri, infatti, tra l'altro dico Enrico, se mi vuole contattare quel musicista tuo collega, il benvenuto, qualsiasi altro collega, che attore, ballerino, musicista, insomma, di questi ambiti che vengono chiamati sperimentali, ma poi in realtà c'è molto di più, mi piacerebbe fare altre puntate, tra cui la famosa puntata con i tedeschi, con i tedeschi nel senso che c'è appunto Martin Schmidt, Sascha Stadlermayr, Gerald Fibig, non so se ho pronunciato bene i nomi, mi piacerebbe invitarli, servirà un traduttore, adesso vediamo, ma io lascio aperto anche a voi di tornare, perché io vorrei trattare proprio anche di diversi temi, mi piacerebbe che diventasse un incontro, una specie di salottino filosofico sperimentale, nel quale davvero possiamo parlare, ma non tipo, mi viene in mente un po' anonimo alcolisti, no? Che ognuno fa i miei problemi, sto male. Sono Alessandro, sono da 5 anni. No, in realtà vorrebbe essere una cosa propositiva, ecco, che poi in un periodo come questo, secondo me, è una cosa positiva ancora di più, perché non c'è neanche la possibilità di incontrarsi ai festival, piuttosto che creare le cose, e magari nascono delle belle collaborazioni anche a distanza. Tra parentesi, io sono sempre disponibile a fare collaborazioni con tutti voi quando volete, perché per me è una gioia e un privilegio. Se volete dire qualcosa voi in conclusione, lasciamo come si dice, il microfono aperto a chi vuole dire qualche cosa per concludere questa serata. Insomma, i temi sono talmente infiniti che stasera è stata una chiacchierata così di partenza, ecco, chiamiamola così, insomma. E ho molto apprezzato, per questo torno a ringraziarti, una serata inaspettata, molto molto bella, e mi ha fatto davvero piacere conoscere Carlo, Ali e Enrico, è la prima volta in cui parliamo, e contatemi per la prossima. Ma infatti io ci pensavo, parlando con Carlo, no, dicevo, cavolo, ma io conosco, appunto, è bello cioè è importante entrare in contatto, secondo me, perché, e poi vi invito anche, se non conoscete, andare ad ascoltare le reciproche produzioni, perché secondo me a tutti voi interesseranno quelle degli altri, questo è poco ma sicuro. Beh, una battuta di ognuno qua, questa conclusione di serata, per dire quello che vi pare, ecco, può essere anche un accenno su un altro aspetto ancora, quello che volete, non so, Ali, per esempio. Niente, stanno serate interessate, è stato un gran piacere conoscervi e poter discutere anche brevemente con voi, mi ha fatto un gran piacere. Anche per me, no, io veramente, io conoscevo la loro musica perché me l'avevi fatta sentire tu. E vedi che io faccio girare, io sono una che fa sempre girare. Infatti, no, io conoscevo queste cose qua, me le faccio sentire e le ho trovate interessanti, mi piacevano. E poi no, mi sono piaciute anche loro come persone, veramente, cioè, mi sono divertito. No, veramente. E vi ringrazio. Sono contenta. Enrico? Io ti ringrazio. Innanzitutto sono contento di questa, diciamo, in questo incontro in formato digitale, ma per il fatto che finalmente salviamo qualcosa di questo periodo, nel senso che il fatto di poter almeno utilizzare questi mezzi come appunto Zoom per vedersi, io penso che sia una delle grosse cose, diciamo, che sono emerse in questo periodo di pandemia, è la possibilità attraverso questi mezzi di incontrarsi anche appunto a distanze notevoli per riuscire comunque a interloquire, cosa che per carità era fattibile anche prima, ma chiaramente era un po' per pigrizia probabilmente, un po' appunto anche per poca abitudine all'utilizzo del mezzo, era rara, quindi un'ottima occasione, bello, anch'io mi sono divertito, è stato quasi familiare, devo dire, quindi... Mancava di la birra! Sì, dovevamo metterci d'accordo prima, andare a prendere tutti la stessa birra, che sennò... anche così, esatto. Il modo per parlare di musica sperimentale, se permettete la battuta, senza sentirsi Stockhausen. Esatto, è vero, è vero, è vero, è vero. O
come direbbero alla romana, non so se lo posso dire, senza sentirsi. Eh beh, il gioco è quello. È apposta. A sto caso è un sperimentatore. Cioè. Ma la cosa bella, a tal proposito, mi viene da dire, l'avevo scritta su Enrico in uno dei post, perché io ho messo dei post sempre su brani vostri per fare girare prima di questa registrazione, ma vale per tutti. Io ho una cosa bella che ho notato, che più siete bravi musicisti, più siete persone creative, più siete artisti che creano delle cose belle, e meno ve la tirate. Io una cosa proprio che mi piace tanto, perché secondo me, io con le persone con le quali collaboro, a me piace che ci sia sintonia, per esempio. E la sintonia si crea quando si è molto sereni, insomma, si entra in contatto con serenità, senza quel tirare... Primadonnismi che purtroppo esistono. Ma ho notato che in questi ambiti ce ne sono molti meno che in altri. Per esempio, ho frequentato, adesso non sto frequentando niente perché non si fa nulla, ma sono stata molto nell'ambito della musica jazz, in ambiti anche underground, ma di altro tipo. Si nota spesso un primadonnismo anche imbarazzante nella serie che mi avevano invitato. Faccio un esempio, un regista con cui ho lavorato per un musical in tributo a Rocky Horror, che io ho fatto per tanti anni di mia creazione. Insomma, sto regista con cui collaboravo mi invita a una serata dove lui ha rifatto sto tributo a Rocky Horror. Il cantante non mi voleva alla fine a fare un duetto perché diceva: se no tu mi rubi la scena, non mi rubi la scena. Cioè, io queste cose non le concepisco. Ho notato che nell'ambito, diciamo, sperimentale ci sono molto meno. Forse perché siamo tutti entrati in una forma mentale che comunque esce dal primeggiare sotto l'occhio di bue, no? Ecco. E quindi il bello è quello di trovarsi molto serenamente in sintonia, tanto poi la musica, lo spettacolo, l'arte di ognuno parla da sé, insomma, ecco, al di là che poi piaccia o non piaccia, come ovvio che sia, insomma. Niente, io sono molto contenta e vi ringrazio. Vuoi dire qualcosa, Ale? No, hai già detto te. Ho già detto troppo. Hanno aggiunto anche loro, per cui non devo... Ecco. Io vi ringrazio, allora dico ai nostri amici da casa che ci saranno delle prossime puntate su questi argomenti, anzi se ci stanno ascoltando artisti che si occupano di questi tipi di forme poetiche, artistiche, culturali, mi contattino, poi lasciamo tutti i vari link, uscirà in sovraimpressione, no, non esce il numero di telefono per telefono. Naturalmente numero verde. Mi sembra di fare per tornare agli anni. Allora, non staccate voi, salutiamo gli amici da casa, buonanotte agli amici da casa e ci sentiamo alla prossima. Grazie, grazie, ciao. Grazie, ciao.